La filiera dell'Eating Out torna a riunirsi a Rimini per la nona edizione di Beer and Food Attraction, l'appuntamento di Italian Exhibition Group dedicato alle eccellenze birrarie italiane e internazionali in scena dal 18 al 20 febbraio. Spazio anche soft drink, al mondo della mixology e alle proposte gastronomiche del fuori casa, una manifestazione in costante crescita, come rilevato dall'amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni. Cresce col crescere degli anni e cresce col cambiare degli abitudini nel nostro paese, insomma il consumo fuori casa è sempre più importante, questa manifestazione mira a rappresentarlo nelle varie anime, quindi dalla birra sia essa industriale che artigianale, poi alla pizza, tutto quello che insomma serve a chi poi ci fornisce la somministrazione quando usciamo dalle nostre case. Il salone si svolge in contemporanea con la sesta edizione di BBTech Expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande, e la tredicesima edizione dell'International Horeca Meeting di Italgrob. Diciamo che l'urbanizzazione, i ritmi di lavoro di questi ultimi anni hanno portato sempre più a consumare fuori casa, in modo magari diverso, meno tradizionale, con consumi magari più contaminati tra aperitivi e cena, da consumi che anche nell'alimentazione sono magari un po' meno tradizionali, quindi è una manifestazione che effettivamente sta cambiando pelle, ma è un pregio perché significa che riesce a stare al passo con il tempo dei consumi fuori casa in Italia. Oltre 600 i brand espositori provenienti da 16 paesi, soprattutto Italia, ma anche Germania, Belgio, Spagna e Regno Unito. Lì abbiamo, anche con l'aiuto di ICE, abbiamo avuto numerosi buyer provenienti da paesi anche extraeuropei. È ovvio che la forte attrattività di questa manifestazione è la parte specialmente Made in Italy, dove chi magari ha una ristorazione incentrata su questo tipo di consumo in paesi stranieri, qua può trovare tutto quello che serve per essere il più possibile Made in Italy davvero.